Cari appassionati di calcio a 5, ben trovati alla nostra rassegna, al consueto appuntamento settimanale. In mia compagnia, come sempre, Tiziana Pitton, ben trovata. E come sempre, buonasera Domenico, buonasera ovviamente ai nostri amici telespettatori. Siamo prontissimi per raccontarvi tutto quello che è successo questa settimana nei vari campi di calcio a 5. Siamo un po' alle battute finali, giusto? Eh sì, adesso siamo pronti per il rush finale. Siamo in bella compagnia, vero? Sì, andiamo a presentarli, vai, i nostri ospiti. Iniziamo da Roberto Martin. Buonasera, buonasera a tutti. Salutiamo Amerigo Micinilli, allenatore Real Terracina. Buonasera. Dopo di lui Simone Janiri, presidente Città di Cisterna. Buonasera. E Daniele Porcelli. Buonasera, bentrovati. Ecco, salutato anche il nostro tuttologo, possiamo concentrarci sull'appuntamento clou della stagione per quanto riguarda la Rapido Latina. C'è lo storico debutto nei playoff domani alle 16. È vero, sì, dobbiamo ricordarlo, dobbiamo essere in tanti per sostenere la Rapido perché è importante. Ricordiamo che l'ingresso è gratuito, lo disse il nostro presidente settimana scorsa, per cui insomma. Ci sarà veramente da sostenere i colori nerazzurri domani al Pala Bianchini, lo ripetiamo, alle ore 16. Esatto. A tal proposito abbiamo un'intervista realizzata da Fabrizio Agostini a uno dei sicuri protagonisti di questo match con il Napoli. Parliamo di Matias Lara. Ascoltiamo le sue dichiarazioni. Matias Lara, la missione è stata compiuta, i playoff sono stati raggiunti, possiamo dire anche con una bellissima prestazione. Sì, per fortuna ce l'abbiamo fatta, dopo di tutto il lavoro di tutto l'anno sapevamo che meritavamo per la squadra che abbiamo di essere dentro e alla fine nell'ultima giornata ce l'abbiamo fatta, infatti le ultime tre partite abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. C'era anche un po' di voglia di rivalsa, di riscatto verso Potenza, anche memori della gara di andata? Sì, sì, all'andata col pareggio sono entrati loro nella finale di Coppa Italia, allora c'era qualcosa che ci mancava, ce l'abbiamo preso i playoff noi invece di loro, per fortuna. Adesso arriva una squadra molto forte, ovvero il Napoli. Come andrà affrontata una squadra così, che ha ovviamente in oro il punto di riferimento? Penso che se noi l'affrontiamo come abbiamo affrontato Loreto Abruzzino e il Potenza, noi ce la possiamo fare. Se giochiamo come abbiamo giocato queste ultime tre partite, penso che noi siamo in grado di batterli. Eppure qua in casa, anzi di più, con il nostro pubblico che ci ha dimostrato di fare una bella tifoseria in casa, ci ha dato una grossa mano. Per chiudere, che cosa è cambiato dalla gestione di Angelini a quella di Giocondi? Non lo so cosa ha cambiato, però forse ci abbiamo cambiato un po' il modo di difendere. L'abbiamo dimostrato, le ultime quattro partite ci hanno fatto pochi gol. Alla fine penso che quello ha cambiato abbastanza, il modo nostro di difendere, poi non lo so se è cambiato tanto, l'importante è che ce l'abbiamo fatta per entrare al playoff. Dunque grande attesa per la squadra di Mister Giocondi. E a proposito di Mister Giocondi, abbiamo qui con noi qualcuno che lo conosce molto bene, bene, vero Simone Janiri? Abbastanza. Amleto ha iniziato la sua avventura come allenatore di calcio a 5 nel Città di Cisterna, e con le giovanili, e poi ha proseguito il percorso in Serie C2. Quindi ha iniziato poi quest'anno con la Juniores, con la collaborazione proprio con il Latina Calcio 5, con ragazzi di Cisterna prestati al Latina Calcio 5 per fare una grande collaborazione con Amleto allenatore, e poi si è ritrovato in questo vortice tutto insieme praticamente, che però credo che Amleto è un allenatore giovane ma è abbastanza maturo per poter fare quello che sta facendo, e i risultati gli stanno dando ragione. Secondo te come sta vivendo questa vigilia e come vivrà il match di domani? Tu che lo conosci bene. Lui ad ogni match si prepara con grande concentrazione. Diciamo, ricordo la prima partita che disputò ormai un mese fa, c'era molta emozione, ma lui, da grande professionista che è, diciamo, si ritira un pochino la sera in fase di concentrazione, già avrà studiato abbastanza i suoi avversari per avere le contromosse giuste per poter vincere questa partita.
Daremo a vedere. Roberto, secondo te la miglior prestazione in assoluto di quest'annata della Rapido Latina servirà, basterà per avere la meglio sulla corazzata partenopea? Beh, io credo che possano fare un'ottima prestazione, sono liberi da vincoli mentali, sicuramente il Napoli sente di più il peso della responsabilità del ruolo di favorita e quindi il Latina libero di testa può giocarselo con chiunque, l'ha dimostrato in questo campionato. Se poi quello che riuscirà a produrre al Palabianchini basterà pure nel ritorno, quello nessuno può dirlo, però se magari trovano la grande prestazione al Palabianchini, credo che se la potranno giocare bene pure in casa napoletana. Dunque non mancate domani al Palabianchini alle 16 per uno storico appuntamento con i playoff. Adesso voltiamo pagina, parliamo di C1 e ce ne parlano gli amici della redazione del Sud Pontino, in particolare Carmine Napolitano. Bentornati all'appuntamento con Mondo Futsal Sud Pontino. Come al solito cominciamo la nostra rassegna dal campionato di Serie C1, campionato dove c'è la Virtus Fondi di mister Gianni Napoli, che continua la sua marcia verso la salvezza, un altro piccolo mattoncino messo in questo senso dai rossoblu, che pareggiano 6-6 a Marino, una partita che in realtà li ha visti sempre o quasi sempre avanti, anche di 2 reti, punteggi parziali di 1-3 e di 3-5, però purtroppo alla fine non è arrivata la vittoria che poteva significare salvezza, un altro pareggio dopo quello in casa della settimana precedente, che comunque avvicina i rossoblu all'obiettivo, che ora conservano ancora 3 punti a 2 giornate dalla fine, e visto che nella prossima giornata c'è lo scontro tra le 2 inseguitrici, ovvero il derby di Civitavecchia tra Atletico Civitavecchia e Civitavecchia, c'è la reale possibilità di una salvezza, ovviamente considerando anche che la Virtus Fondi potrà giocare tra le mura amiche, quindi ha la possibilità di chiudere il discorso, che naturalmente è meglio chiudere il prima possibile. Per la Virtus, nella partita di Marino, da segnalare le doppiette di Di Martino, che arriva a 15 gol in campionato e a 20 stagionali tra campionato e Coppa Lazio, e la doppietta di Alessio Frainetti, che si è lasciato decisamente alle spalle il suo periodo no, ed è tornato anche lui da qualche settimana ad avere delle buone percentuali realizzative, anche se dal dischetto non va altrettanto bene, perché secondo rigore sbagliato in 2 partite per il pivot terracinese, ma comunque una vena realizzativa sicuramente ritrovata. Nel prossimo turno, dicevamo, tra le mura amiche, la Virtus Fondi affronterà la Capitolina, formazione di tutto rispetto, ma che adesso non ha più molto da chiedere a questo campionato, quindi c'è la reale possibilità di chiudere il discorso riguardante la salvezza. Studio con il commento della C1, adesso parliamo di Serie C2. Innanzitutto vediamo i risultati di quest'ultimo turno. Allora, siamo alla 26esima giornata e iniziamo con Città di Cisterna, Atletico Virtus Cauri 7-5, Gymnastic Studio Fondi ASK Pomezia Laurentum 6-2, Mirafin Atletico Anzio Lavinio 6-5, Vigor Latina Cisterna, Atletico Gaeta 11-1, Iris FB Number 9 7-4, Pontina Futsal Terracina 1-1 e Roma The Lions 9-6. E allora, Presidente, vogliamo parlare di questa vittoria sullo Scauri? È stata la vittoria salvezza. Ci siamo salvati senza i play-out, cosa che sembrava molto difficile solo 3 settimane fa. Poi è arrivato questo cambio di rotta, abbiamo un attimino tolto un po' di responsabilità a Gianluca Nonne, lasciandolo solamente come giocatore effettivo e mettendo Simone Tarzanti come allenatore, e i risultati si sono visti, perché quando inserisci un elemento di qualità come Gianluca ti fa 4 gol all'Atletico Scauri, 2 gol a Terracina e fai 6 punti in 3 partite che ti permettono di salvarti. Viene da chiedersi se si poteva fare prima questa mossa, col senno di poi è normale. Purtroppo abbiamo avuto troppi infortuni, perché infortuni importanti, abbiamo perso Antonino Audiero a novembre, abbiamo perso Giovanni Dauri a gennaio, Marco Angeloni per problemi familiari non ha potuto proseguire il suo percorso, lo stesso a novembre. Abbiamo recuperato Manetta dalla Latina Scalo, l'abbiamo fatto rientrare dal prestito, però se lo sapevamo prima, a settembre un elemento di qualità assoluta come Nonne
fatta prima questa mossa, però è andata bene così. Potevamo salvarci prima perché i 6 punti persi con il The Lions sono davvero troppi, e però diciamo arrivata all'ultima giornata e contro lo Scauri, una formazione che comunque sia si stava giocando il campionato, una grande soddisfazione comunque. Daniele. Sicuramente lui l'ha messo in evidenza, sull'andamento, sul cammino del Cisterna pesano questi 6 punti, poi con una formazione che tra l'altro fanalino di coda, ne ha conquistati 12 in tutto l'arco della stagione, ben non 6. Inferire Daniele però, dai. No, non è che voglio inferire, ma voglio rimarcarla questa cosa. 3 a tavolino. E quindi considerato che sul campo è stata l'unica formazione che è andata a vincere a Cisterna, cioè l'unica, e poi è retrocessa. Secondo me lì è tutta la chiave di questa stagione del Cisterna. È vero che ha subito tanti infortuni, è vero che poi recuperare gente in corsa non è stato poi così tanto facile, però forse qualche cosina in più bisognava aggiustarla in dicembre, quando loro tra l'altro avete giocato pochissimo e avevate più la possibilità di recuperare. Sicuramente abbiamo provato a fare il possibile. L'inserimento di Valerio Manetta è stato una sorpresa, ha fatto quasi 20 gol nel girone di ritorno, quindi ci ha dato un grosso contributo. Però potevamo fare di più, se sapevamo che Giovanni D'Auria si faceva male a gennaio, si è rotto il piede purtroppo e gli interventi venivano fatti in maniera diversa. Abbiamo preso anche un altro giocatore che si è distinto molto nel nostro campionato, che è Fedele Criscuolo, che è arrivato anche lui a novembre. Abbiamo giocato la seconda parte di campionato con tutta l'Under 21, abbiamo giocato con i 94, con i 93, con i 92. Però posso dire che tutto sommato i risultati sono arrivati, le prestazioni in casa, chiunque è venuto a Cisterna ha sofferto, abbiamo battuto il Pomezia Laurentum, abbiamo battuto l'Atletico Scauri, con il Mirafin ci siamo andati vicini, ha sofferto fino all'ultimo minuto, quindi credo che abbiamo fatto il nostro. Nel contesto, se andiamo a vedere la stagione, nonostante pochi punti, però siete l'unica squadra che ha messo più giovani in campo, cosa che nell'arco del girone, sommandoli, non fanno il numero che avete messo voi in campo. Sì, quello sicuramente. Abbiamo allestito una squadra con una settimana a settembre, questo qui è anche da dire per tutti i problemi che abbiamo avuto. Però diciamo che nell'arco dell'anno abbiamo fortunatamente come società abbiamo fatto una politica forse diversa da molte società C2 che ancora continuano comunque sia ad investire non sul settore giovanile ma prendendo giocatori e cose varie. Noi penso che avendo lavorato in questi anni con il settore giovanile ci ha permesso poi di allestire una squadra in una settimana, fare 33 punti nell'arco di questo campionato e salvarci senza play-out, quindi continueremo su questa via, sulla via di puntare sui giovani e locali, e se ci sarà l'opportunità di fare qualche integrazione nel prossimo anno, vediamo. Comunque si punta sulla continuità per il futuro? Assolutamente sì, puntiamo sui nostri settori giovanili, c'è un progetto di crescita intorno a questo. Non puntiamo a fare dei squadroni con nomi come fatto poi negli anni passati, punteremo a fare un lavoro con, ripeto, con le giovanili, la collaborazione con il Latina che proseguirà anche il prossimo anno e andiamo avanti per la nostra strada in questa maniera. Poi positivo, credo che no? sì assolutamente, al di là di quello che abbiamo detto di infortuni vari, però insomma no io a settembre, se mi dicevano che nel Città di Cisterna si salvava senza i play-out, certo. Ci avresti messo la firma ci avrei messo la firma, la doppia firma,
diciamo che è stato merito poi alle persone che ci sono state intorno, quindi Simone Notarzanti e Gianluca Nonne soprattutto, che hanno fatto un lavoro straordinario con i ragazzi. E lo stesso Amleto, che non ci dimentichiamo, Gio Condi, che aveva l'Under 21, allenato l'Under 21, è stato messo l'Under 21, ha fatto un campionato di vertice anche lì e ci ha dato comunque sia modo di inserire pian piano questi ragazzi in prima squadra con ottimi risultati. Per concludere, un discorso sul campionato, una rapida valutazione sui valori espressi da questa classifica. Penso che i valori sono pienamente rispettati. Il Mirafin a dicembre si è rafforzato e ha dimostrato tutto il suo valore. È una squadra con un allenatore che sono anni che fa queste categorie, molto preparato, e quando ci sono giocatori, gruppo, allenatore, società, può venire fuori solamente questo di risultato. E lo Scauri ha fatto moltissimo, secondo me, meritava forse il secondo posto e non arrivare terzo, per come è andato l'andamento del campionato, senza nulla togliere al Gymnastic, però la reputo subito dietro alla Mirafin. Però credo che tutto sommato i valori sono rispettati. Non mi aspettavo il Pomezia che arrivasse a giocarsi i playoff fino all'ultima giornata, quella è una sorpresa. Sorpresa in negativo della zona calda invece? Sorpresa in negativa della zona calda, forse la Roma, si pensava dopo l'avvio di campionato potesse fare qualcosina in più, però per il resto credo che grosso modo i valori sono rispettati. Anche il Vigor Latina poteva fare, come squadra poteva puntare anche a qualcosa in più, a un terzo posto ci poteva stare. A proposito di C2, vediamo una valutazione complessiva su quello che è stato l'ultimo turno attraverso il punto della nostra redazione del Sud Pontino. Siamo adesso al campionato di Serie C2, che vede coinvolte 4 squadre del Sud Pontino. Cominciamo dal fondo, ovvero dall'Atletico Gaeta, che ha perso 11-1 a Cisterna contro la Vigor, un punteggio assolutamente eloquente, un 11-1 che la dice lunga sulla squadra del presidente Pirro, che torna in Serie D, quindi retrocessa. Peccato, perché a un certo punto dell'anno sembrava che almeno i playout potessero essere raggiunti, così non è stato, quindi senza passare dai playout l'Atletico Gaeta torna in Serie D dopo essersi salvato l'anno scorso proprio ai playout. Passiamo poi un gradino, diciamo così, più su al Terracina, che nonostante qualche problema legato agli ambienti societari è riuscito ad ottenere un punto molto importante fuori casa contro la Pontina Futsal e si è salvato, quindi obiettivo salvezza raggiunto senza passare dalla lotteria dei playout, un risultato molto importante per i Tigrotti, che quindi per un altro anno, almeno in teoria, disputeranno il campionato di Serie C2. Resta sempre da vedere quello che accadrà a livello societario, però per il momento i verdetti del campo dicono questo. Salendo ancora di più troviamo altre due compagini che hanno disputato un ottimo campionato, ovvero la Gymnastic Studio e l'Atletico Scauri, che si sono invertiti la posizione proprio all'ultima giornata, perché l'Atletico Scauri, che era secondo, ha perso fuori casa contro il Città di Cisterna con il punteggio di 7-5, mentre la Gymnastic ha vinto il proprio match 6-2 al Palazzetto di Fondi contro l'ASC Pomezia Laurentum. Gymnastic che dunque ha scavalcato lo Scauri al secondo posto e si disputerà il playoff proprio tra Gymnastic e Atletico Scauri per poi giocare eventualmente le Final Four dei playoff che porteranno in Serie C1. Quindi un quarto di finale playoff tra Gymnastic e Atletico Scauri che si giocherà a Fondi, visto che la Gymnastic Studio si è classificata meglio, mentre il campionato, lo ricordiamo, è stato vinto dalla Mirafin, squadra di Pomezia, che ha vinto anche l'ultima giornata e quindi con 4 punti di vantaggio sulla Gymnastic Studio si è aggiudicato il campionato di Serie C2 Girone D e l'anno prossimo militerà in Serie C1. Per quanto riguarda le nostre squadre, dunque, c'è la possibilità per almeno una delle due, per chi vince il playoff, di giocarsi ancora la Serie C1 e speriamo che o Gymnastic Studio o Atletico Scauri possano farcela.
concluso con questo commento il capitolo relativo alla C2. Adesso dedichiamoci alla Serie D. Girone A, i risultati dell'ultimo turno. Tiziano. Eagles Aprilia, Atletico Bainzizza 4-2, Città di Anzio, Città di Latina Oratorio 3-6, Calcio Sezze, Flora 92 8-3, Atletico Rocca Massima, Latina Scalo Scimil 5-2, Direttante Falasche, L.L. Nettuno 0-9, Real Podgora, Parrocchia San Giuseppe 9-3, Stella, PR 2000 Aprilia 3-5 e Indomita Anzio, Real Latina 10-2. Roberto, un risultato da evidenziare in questa giornata? Da evidenziare in chiave ottica playoff, vittoria dell'Eagles 4-2 contro l'Atletico Bainzizza e la vittoria del Rocca Massima in casa sempre contro la Cimil Latina Scalo. Credo che queste siano le due vittorie importanti della parte alta della classifica. Avremo modo ovviamente di approfondire il discorso attraverso svariati servizi che sono pronti dalla regia. Prima però ci fermiamo pochi istanti, ma prima ancora ricordiamo i nostri contatti. Certo, mondofutsal.net e il nostro portale su YouTube, youtube.com/mondofutsaltv. Ci fermiamo un pochino, c'è un po' di pubblicità, ma torniamo subito. A tra poco.